Accesso agli atti è ora di applicarlo, così voglio titolare questa videorubrica di oggi, mercoledì 29 giugno, per scendere a trattare un argomento che è molto importante. Il nuovo codice del nuovo CAD, il nuovo codice dell'amministrazione digitale, ormai ha reso più che chiaro e palese che gli atti della pubblica amministrazione sono atti di tutti. Di tutti i cittadini, per cui non può assolutamente essere negato l'accesso agli atti. Il problema è che nella pubblica amministrazione, ancora nei nostri giorni, non manca chi nega l'accesso agli atti invocando un diritto alla privacy che è inesistente. Sul quotidiano di Sicilia abbiamo scelto un argomento che è quello dell'accesso agli atti relativi a un procedimento concorsuale. Quello che più interessa in genere o sicuramente un interesse diffuso tra i cittadini che partecipano ad un concorso pubblico è di prendere visione dei documenti che riguardano un altro concorrente. Abbiamo scelto tre sentenze, una del Consiglio di Stato, una del TAR Lazio e una del TAR Liguria, che hanno affermato dei principi molto importanti. Partiamo dal Consiglio di Stato, tra l'altro sono delle sentenze molto recenti. Il Consiglio di Stato, con sentenza 3155 del 2010, è intervenuto in materia di accesso ai documenti concernenti graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo. E così dice il Consiglio di Stato: non vi è dubbio che quale soggetto inserito nella graduatoria e che assume di non essersi visto riconoscere un determinato punteggio a lui spettante, il ricorrente abbia il diritto di accedere nelle forme di legge agli atti del procedimento di formazione delle graduatorie. Quindi quello che è molto importante è che le sentenze e la giurisprudenza abbiano affermato che anche quando non si è concluso il procedimento concorsuale, cioè non sia stato nominato il vincitore, ma già a graduatorie pubblicate e ancora prima alla data di scadenza, cioè successivamente alla scadenza di presentazione dei documenti per partecipare ad un concorso, il concorrente abbia diritto ad accedere. Perché qualora esso sia stato escluso, per esempio, dalle prove selettive, se esistono delle prove selettive, deve poter avere il diritto di verificare se gli altri effettivamente avevano dei requisiti migliori di quelli suoi, come dice una sentenza del TAR Liguria del 2009, la numero 926. Pur non essendo ammessi alla prova selettiva per mancanza dei requisiti appropriati, i ricorrenti possono accedere agli atti in quanto titolari degli stessi diritti di tutti i partecipanti, siano essi idonei o no alla candidatura. Quindi già la partecipazione al concorso è base dell'interesse alla conoscenza e all'accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale. Speriamo di aver chiarito bene questo concetto e comunque ci potremo tornare altre volte. Vi ringrazio e alla prossima. UDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana. Dal martedì al sabato, in edicola.